Presentata la 22esima edizione del Festival Internazionale d'Arte di Strada, il Borgo Incantato, l'arte di strada nei vicoli, organizzata dall'amministrazione comunale della città di Gerace, guidata dal sindaco facente funzione Salvatore Galluzzo, con il sostegno della Regione Calabria, del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Luigi Russo. La manifestazione si terrà come consuetudine dal 26 al 28 di luglio, con un'importante novità consistente nella programmazione di un'anteprima in data 25 luglio con due artisti internazionali, Paolo Fresu e Omar Sosa, che presenteranno il loro terzo album dal titolo Food, tappa quella di Gerace che rientra nell'ambito del tour nazionale. Edizione che ricalca sicuramente le felici esperienze degli anni passati. Perché ormai è una manifestazione collaudata, una manifestazione che comunque accoglie ogni anno una varietà eterogenea di artisti internazionali. Abbiamo la disponibilità dei cittadini gerecesi che ogni anno si prestano per la buona riuscita dell'itinerario enogastronomico, ma tutto questo è possibile grazie all'aiuto concreto della Regione Calabria, che ha riconosciuto ormai da qualche anno, e per questo io ringrazio Giussi Princi, ringrazio il Presidente Occhiuto, per la sensibilità che ogni anno dimostrano verso la città di Gerace. E ormai il Borgo Incantato è diventato una stazione a livello internazionale, ritengo che ci siano i presupposti per farla crescere sempre di più dal punto di vista culturale. Io ringrazio anche i partner, tra cui la Diocesi di Locri Gerace, che all'Atere sta svolgendo un ottimo lavoro anche dal punto di vista culturale, con l'apertura proprio in quelle serate del Borgo Incantato di mostre, e quindi chi viene a Gerace in quelle tre serate, in quelle quattro, perché quest'anno saranno quattro serate, si divertirà, avrà modo anche di gustare i nostri prodotti enogastronomici, ma avrà soprattutto il modo e il gusto di apprezzare quello che è stata la Gerace millenaria, bella, grande e illustre. Lungo elenco di grandi artisti che si esibiranno nelle tre giornate dal 26 al 28 di luglio, con inizio sempre alle ore 20:30. Tra gli spettacoli di maggior impegno produttivo, ospiti della manifestazione, ricordiamo The Black Blues Brothers, una produzione italiana che vede però come protagonisti cinque acrobati dal Kenya. Sempre dall'Africa, questa volta dal Togo, arrivano poi gli acrobati dal gruppo Afuma con uno spettacolo dal tipo Etusomon, che significa solidarietà, a ricordare la necessità di operare in maniera assolutamente unitaria. Un'altra presenza importante che darà lustro alla manifestazione sarà quella del Teatro Tascabile di Bergamo, un'occasione anche per celebrare i 50 anni di vita della compagnia fondata da Renzo Vescovi. Presente ieri in conferenza stampa per la Regione Calabria il vicepresidente della Giunta Giussi Princi. 22esima edizione Borgo Incantato qui a Gerace, un festival, una tre giorni che dà lustro alla Calabria perché valorizza il grande patrimonio culturale, storico, paesaggistico che appartiene a questa ridente comunità che ancora una volta ci stupisce. Quindi io intanto mi complimento con il sindaco Galluzzo, con tutta quanta la comunità di Reace, l'amministrazione comunale, direttore artistico Russo, per aver coinvolto degli artisti internazionali, artisti di strada, e per aver reso centrale e protagonista ancora una volta la gente del luogo. Quindi è questa la Calabria che vogliamo, è questa la Calabria che sponsorizza un'immagine positiva, un'immagine di ricchezza culturale, un'immagine appunto di valorizzazione di quei marcatori identitari che, come in questo caso, appartengono al Borgo Incantato, questo festival che è giunto alla 22esima edizione. Quindi un affettuoso coinvolgimento di tutta la comunità lo si rivolge al grande sindaco, al già sindaco Pizzimenti, deceduto da poco, a cui anche dedicato, in memoria del quale si svolge questo festival.